Ecco, buongiorno a tutte, tutti e tutto. Sono Lisa, faccio parte del collettivo del Centro Sociale Pedro e siamo qui anche noi oggi per dire un paio di cose, perché crediamo sia importante ribadire delle cose all'interno di questa piazza. Crediamo che le prime mosse di questo governo nazionale siano prevedibili e scontate, ma non per questo non ci sia da pensare e da organizzarsi. Le ultime manovre che riguardano il reddito di cittadinanza svelano il vero volto di Giorgia Meloni e della destra italiana, asserviti alla classe padronale e con un odio profondo nei confronti dei poveri. Sappiamo benissimo che il reddito di cittadinanza voluto dai 5 Stelle è una misura incompleta e criticabile sotto molti aspetti. Ha, quantomeno, però, rappresentato un palliativo per le fasce socialmente più deboli della popolazione. Con lo strappo sul reddito di cittadinanza, questo governo ci condanna ad essere sempre più poveri, precari e ricattabili, aumentando a dismisura il rapporto di potere in favore di imprese e padroni. L'attacco al reddito si lega anche a quello che viene fatto al diritto ad abitare. Lo sgombero di Via Melette, di cui io ero un occupante, avvenuto alcune settimane fa, si inserisce in un'ondata di sgomberi di occupazioni abitative a livello nazionale. Tutto questo mentre continua l'impennata sui prezzi e galoppa l'inflazione, non riusciamo a pagare l'affitto e questa è una colpa da condannare e non qualcosa da guardare come un problema sociale che da risolvere. La questione abitativa è qualcosa di trasversale alle nostre vite. Il lavoro precario ci impedisce di ottenere indipendenza e libertà. L'aumento di spese bollette impediscono alle famiglie e singoli di arrivare a fine mese. Gli affitti che si alzano servono a spingere le persone più povere ai margini della città per creare quartieri vetrina per soli ricchi. È una cosa che succede più velocemente ai quartieri più vicini al centro della città, come il quartiere Palestro, che vedeva le occupazioni di Via Melette come qualcosa che arricchisce il quartiere. Tutti abitano da qualche parte, tutti hanno necessità di una casa, non tutti hanno la disponibilità economica per uscire dalle case dei genitori o del partner violento. Non ci sono soluzioni per queste persone. Ed ecco quindi come la casa non è più un diritto, ma un privilegio. I contratti precari ci impediscono di accedere al mercato privato. Un welfare insufficiente ci impedisce di accedere alle case pubbliche. Non solo ATE svende gli immobili, li tiene chiusi, ne possiede migliaia e ne assegna pochi centinaia. ATE non è un ente pubblico, ma un'azienda che fa gli interessi del 49% dei suoi azionisti che sono privati, solo che lo fa con milioni e milioni di euro di patrimonio pubblico, grazie all'attrazione regionale della Lega. Necessitiamo di un piano per salvaguardare il patrimonio pubblico e tutelare le persone che hanno bisogno di una casa. Per questo oggi pomeriggio alle 15 ci troveremo al Pedro per stilare un manifesto per il diritto all'abitare, prendendo in considerazione le problematiche che attanagliano la nostra città. Diciamo basta, diciamo casa, diritti, reddito e dignità per tutti.